Binary Domain entra di diritto in quella ristretta cerchia di titoli che sin dalla loro prima apparizione sono stati capaci di instillare in noi un ricordo ben preciso. La prima volta che abbiamo avuto modo di vederlo in azione, durante l'E3 2011, il gioco ci aveva colpito immediatamente, immergendoci del tutto in un mondo futuristico credibile e rivelando in pochi minuti alcune feature decisamente interessanti. In un futuro devastato dai cambiamenti climatici, la forza lavoro dell'umanità è ormai stata affidata agli androidi. Per evitarne una diffusione senza controllo, nel 2040 i maggiori capi di Stato redigono la clausola 21 della nuova Convenzione di Ginevra, vietando di fatto la produzione di robot con sembianze umane. 40 anni dopo, però, la Mada Corporation, già accusata di aver rubato piani e brevetti alla Bergen Advanced Robotics, infrange questa clausola, rivelando all'intera popolazione mondiale l'esistenza dei figli del nulla, androidi infiltrati nelle maggiori corporazioni, capaci di provare sentimenti e dolore esattamente come gli esseri umani, e cosa ancora più grave, di poter pensare come una creatura vivente. Data l'impossibilità di individuarle in tempi brevi, l'IRTA invia una squadra internazionale di specialisti sotto copertura nel cuore di Tokyo, nel tentativo di recuperare ulteriori dettagli ed arrestare l'artefice di tutto questo. La Rust Crew, questo è il nome del team d'elite, si troverà a dover affrontare schiere di nemici robotizzati, a partire dai semplici droni da guardia fino ad arrivare a veri e propri colossi metallici alti come palazzi. Pare che abbiamo trovato una via d'uscita. Sembra un piano, no? Sì. Pare di sì. In questo setting futuristico vestiremo i panni di Dan Marshall e saremo accompagnati in prima battuta dal massiccio Boateng, per poi incontrare successivamente altri 6 commilitoni di diversa nazionalità, ognuno specializzato nell'uso di un'arma particolare. Il gioco di squadra sarà uno dei punti cardine della produzione e all'inizio di ogni missione saremo chiamati a scegliere quale degli alleati disponibili portarci appresso. Dal canto nostro avremo a disposizione un fucile d'assalto, con la capacità di lanciare tramite la modalità secondaria colpi energetici esplosivi ad area. Scegliere ripetutamente gli stessi compagni avrà dei risvolti positivi in termini relazionali, e più il nostro feeling con loro sarà elevato, più questi saranno efficaci in battaglia, poiché ci presteranno assistenza in maniera più rapida e asseconderanno tutti i nostri ordini. I comandi potranno essere impartiti sia tramite la classica selezione di 4 frasi preimpostate o tramite microfono. Durante la nostra prova tutto ha funzionato a modo, regalandoci un'esperienza diversa dal solito, coinvolgente e divertente. Ci spiace veramente quindi che gli sviluppatori abbiano deciso poi di strafare, inserendo all'interno delle risposte possibili un buon 50% di insulti assolutamente gratuiti, che andranno a cozzare in continuazione con la storia di fondo, risultando fuori contesto. Calma Dan, lo so, ho fatto un casino. Fuoco a volontà! Durante lo svolgimento della nostra missione, in grado di tenerci impegnati per una decina di ore in difficoltà normale ai circa 15 modalità sopravvissuto, ci si riverseranno contro centinaia di nemici robotici, decisi a porre fine alla nostra avanzata. Il sistema di controllo e combattimento è quello basilare dei più recenti sparatutto in terza persona. Similmente a quanto avviene in Gears of War, infatti, potremo scattare in avanti, rotolare per schivare ed accucciarci dietro muretti e macerie da sfruttare come copertura e dalle quali sparare all'impazzata. In questo frangente emerge una delle migliori caratteristiche di Binary Domain, le hitbox nemiche. Se saremo sotto fuoco avversario, potremo decidere di concentrare i colpi sul braccio del nostro bersaglio e farglielo saltare in aria. Allo stesso modo, potremo optare per tirare una raffica all'altezza delle ginocchia, portandogli via entrambe le gambe e costringendolo a strisciare sul terreno. Saremo inoltre in grado di fargli saltare la testa con i classici headshot. Questa volta però, invece di uccidere con un solo colpo il bersaglio, gli inibiremo i sensori di riconoscimento, impossibilitandoli a distinguere tra amici e nemici. Gli avversari utilizzeranno inoltre tattiche di aggiramento e si appoggeranno a loro volta a coperture e ripari. Con ogni uccisione verremo ricompensati con crediti particolari da spendere nelle decine di shop sparsi per il gioco. Qui potremo comprare munizioni, medikit, nuove armi e importantissimi nanobot con i quali potenziare i danni e difese dell'intero team. Questo è uno scherzo! Le battaglie contro le truppe basilari fanno d'antipasto a esaltanti scontri con i boss, giganteschi mech con precisi punti deboli e dei pattern di attacco vari e ben articolati.
La maggior parte di questi imponenti nemici avranno celle di energia da bersagliare per poterne avere la meglio, protette solitamente da spesse corazze d'acciaio che richiederanno tutto il fuoco a nostra disposizione per essere distrutte. Una buona variazione, insomma, al classico run and shoot che permea tutto il titolo. Il punto debole di Binary Domain risiede purtroppo nel comparto tecnico. Saltuariamente si verificano compenetrazioni poligonali sin troppo evidenti e in generale le animazioni non sono delle migliori, soprattutto quando imbracceremo le armi pesanti. I modelli poligonali dei personaggi principali sono invece di buona fattura ed è praticamente impossibile muovere una critica all'ottimo design degli androidi, con forti riferimenti a quelli di Yo Robot ma presenti in varietà decisamente maggiore. Purtroppo le texture piatte e plasticose non hanno goduto delle stesse attenzioni, soprattutto per quanto riguarda le armi, che rendono le bocche da fuoco troppo giocattolose. Il doppiaggio italiano non è di altissima qualità purtroppo, e spesso alcune scene vengono private del pathos necessario con intonazioni completamente fuori contesto. Qui puoi trovare tutto quello che vuoi. Capisco. Anche le piattole. Eh? Nota negativa per il level design, che sin troppo di frequente ci incanala in lunghi e spogli corridoi, ripetuti per gran parte dell'avventura. Ci vengono incontro alcune sessioni a bordo di veicoli, ma non riescono a scrollarci di dosso quella sensazione di già visto che purtroppo in questo caso si ripercuote sul giocato. Ci sentiamo di spendere inoltre due parole sulle modalità online. Il multiplayer in questo caso è assolutamente accessorio, e i server di gioco sono ricchi di lag, tanto da rendere impossibile giocare alcune partite. Signore? Non conosco quest'uomo. Accenda l'arma, questo è il primo avvertimento. Tutti quegli anni... Nient'altro che bugie! Accenda l'arma, questo è il secondo e ultimo avvertimento. Solitamente parliamo della sceneggiatura all'inizio della recensione, ma questa volta abbiamo deciso di fare un'eccezione per scendere nel dettaglio e dare maggior rilievo a quello che realmente differenzia Binary Domain dai soliti sparatutto in terza persona. La storia serpenteggia tra le ambientazioni futuristiche di Minority Report, il design di Yo Robot, come già accennato, la profondità di Blade Runner e la volontà d'acciaio di Terminator. Questo putpurri di trame funziona alla perfezione e il titolo è in grado di aggiungere al tutto un tocco personale, capace di appassionare il giocatore. Il ritmo piuttosto lento delle prime ore svanisce dopo poco, grazie a un susseguirsi di eventi in grado di tenere letteralmente chiunque attaccato allo schermo fino alla fine. Siamo un popolo timorato di Dio, signor Bergen. Solo lui può creare la vita. Binary Domain introduce nuove ed interessanti feature nel mondo dei third person shooter, anche se comandi vocali e gestione della squadra avrebbero meritato più attenzione in fase di realizzazione. Tutto il gioco ha alti e bassi, sia dal lato contenutistico, con un online tranquillamente sacrificabile in favore di una modalità cooperativa, sia da quello tecnico, con texture e animazioni non sempre all'altezza. Ad alzare in maniera sensibile l'asticella della valutazione ci pensa per fortuna una meccanica di gioco ormai consolidata ed una storia veramente entusiasmante in ogni sua sfaccettatura, in grado di regalare più diversi spunti di riflessione.